l'almanacco dello sciamano, pillole di consapevolezza attraverso la stagionalità di Madre Terra. Bentornati o benvenuti al nostro astroalmanacco settimanale che aprirà le porte alla settimana dal 22 al 28 aprile. Ricordo ai nuovi di iscriversi al canale e a tutti voi se volete mettere un mi piace in modo da sostenere questo progetto. Diamo un bel boost all'algoritmo di YouTube in modo da aiutarci al meglio a crescere. Questa settimana si apre con il 22 aprile che a livello numerologico, riducendo i numeri della data, è un 16, a sua volta diviene 7. Attenzione perché il 16 è un numero karmico, quindi attenzione alle sfide o a quello che potrebbe emergere lunedì. Potrebbero arrivare situazioni apparentemente scomode o dentro di noi avere qualcosa che non va. Come sei messo con i tuoi progetti? Come sei messo con ciò che vuoi attirare nella tua vita o con gli ostacoli che questo percorso di realizzazione in qualche modo porta a galla? Perché le energie sono assolutamente quelle. La settimana invece si concluderà con un numero ridotto al 22, che a sua volta diventa 4, un numero maestro che tra l'altro va a completare perfettamente l'inizio di settimana, che inizia proprio con un 22 04 2024, quindi vedete 22 4 22 4 e si conclude con un numero 22 che si riduce a 4. Quindi questa settimana, se noi lavoreremo su questi ostacoli karmici che in qualche modo ci vengono offerti per essere accolti, elaborati e trasformati al meglio, bene, potremo finalmente entrare a pieno nel periodo della creazione, nel periodo creatore, e finalmente avere un bel motore per mettere in atto i nostri progetti. Ricordiamoci che il parallelo astrologico ci porta ad essere entrati nel segno del toro, un segno di terra, un segno molto concreto, ma anche lì, attenzione, è un segno tanto concreto, tanto letteralmente con i piedi, o meglio con le zampe per terra. Quindi impariamo a fare i nostri passi con consapevolezza, uno alla volta. E soprattutto impariamo a ritagliarci dei momenti dove star bene con noi stessi. A tal proposito ti chiedo: come stai con te stesso? Quanto è costruttiva, piacevole o distruttiva, noiosa, sofferente la tua solitudine? E al tempo stesso come sei nel rapporto con Madre Terra? Perché comunque il cammino in questo segno ci porterà, indipendentemente dal nostro segno di nascita, ma soprattutto per chi fosse nato in questa parte dell'anno, ci porterà assolutamente a questo tipo di cammino, realizzazione di lavori interiori e verso Madre Terra. Al 24 aprile avremo anche una luna piena in Scorpione e ti chiedo qua sul canale di recuperare il video in collaborazione con Spirito della Natura che abbiamo fatto propriamente su quella luna, anzi te lo linko qua in descrizione, quindi recuperalo. Ma sappi che questa luna piena, anche un po' sull'onda delle precedenti eclissi che abbiamo avuto e dei lavori col nostro bellissimo Mercurio retrogrado che finalmente ci lascerà respirare un attimino, questa luna piena in Scorpione andrà a comunque far emergere un lato emotivo, introspettivo, e potrebbe essere anche, sull'onda delle due eclissi, ancora un attimino pesante, potrebbe portarci ad essere totalmente coinvolti dai nostri maremoti interiori o a portarci a grandi momenti, per le persone un attimino più introspettive, di grande, concedetemi la parola, di grande paranoia interiore, di grande profondità, ma essere anche trascinati in quest'ombra. Ricordiamoci che comunque si apriranno le porte inizio maggio della celebrazione di Beltin o Beltane che sia, che è una festa solare dedicata al rinnovamento, alla fertilità di Madre Terra, e quindi ricordiamoci che questo colpo di coda dell'ombra dovrà portarci a elaborare questo per risplendere al meglio. Attenzione, per chi segue la ruota dell'anno e andrà a celebrare la data canonica moderna del primo maggio come Beltano Beltinna, esso accadrà in luna calante, quindi sarà comunque una celebrazione alquanto introspettiva e di raccoglimento, sì nella luce, ma anche di riflessione sulle proprie energie sessuali, sulle proprie energie creative, sul proprio potere nel mondo e nella nostra vita. A livello di sciamanesimo runico, vi ricordo sempre che seguo la via dell'Utarc e trovate tra l'altro in corso d'opera sul canale la playlist di tutte le dirette che poi restano salvate appunto su questa tipologia, su questa tradizione di via delle rune.
Abbiamo a livello maschile, l'energia maschile rappresenta l'energia solare, rappresenta l'energia istintiva, rappresenta la nostra energia guerriera, indipendentemente dal fatto che siamo uomini o donne, indipendentemente dai nostri genitali o dal nostro tipo di sessualità, ognuno di noi ha sia un'energia maschile sia una femminile e siamo chiamati a comprenderle, equilibrarle e portarle in totale dialogo, concedetemi, in totale matrimonio alchimico interiore entrambe. Bene, abbiamo Sowelo o Sol che sia, ancora in questa fase che ci trasciniamo dalla settimana scorsa, che parla del nostro potere personale. Questa runa è una runa di grande potere, di grande luminosità, di grande intuizione e di grande vittoria, ma è la vittoria del nostro intelletto sulle nostre più basse emozioni, quindi sul prendere le redini della nostra vita, non a caso accompagnata in questo caso anche dal segno del toro, per riuscire in qualche modo a concretizzare al meglio, non essere trascinati dai vari turbini, dalle varie tempeste nelle quali rischiamo di cadere, di essere assorbiti, ma prendendo le redini, finalmente prendere pieno potere sulla nostra vita, evitare totalmente le dispersioni, avere ben chiaro il nostro obiettivo e lì andare a centrarlo e realizzarlo. Questa runa ci porterà la chiarezza su ciò che dobbiamo fare, su ciò che siamo chiamati a realizzare e al tempo stesso la responsabilità del nostro potere, perché il nostro potere interiore non sia piegato dal volere basso del nostro ego, ma sia sempre piuttosto a servizio del nostro cuore, della nostra volontà illuminata per realizzare ciò che la nostra anima ha scelto per noi nel momento della nostra incarnazione. A livello di energie femminili troviamo Mannaz o Marder che sia, che diviene Laguz e infine che diventa Ingo Ingaz che sia, a risottolinearci quanto il matrimonio alchimico tra il maschile e il femminile portato anche dalla nostra Mannaz andrà a sfociare in un bel equilibrio emotivo, in un bel equilibrio a livello di inconscio, in un bel equilibrio a livello anche delle nostre acque interiori, e questa sarà la chiave per piantare il seme della nostra realizzazione. Vedete come da punti di vista diversi tutte le energie si stanno centrando su questi concetti. Quindi, mi raccomando, ce lo stanno sottolineando da più parti, restiamo assolutamente sul pezzo. A livello di rune dell'ombra abbiamo Ansuz che diviene Vungio che infine genera Agalaz, quindi attenzione per chi fosse particolarmente sensitivo o per chi avesse un bel rapporto col mondo dei sogni, perché ci potranno essere forti connessioni con i nostri spiriti guida, forti connessioni con, magari anche per chi non lo praticasse, viaggi sciamanici spontanei tramite il mondo dei sogni, ma anche i presagi, il classico corvo che va a gracchiare volando in senso orario sulla mia testa. Quindi prestiamo attenzione a questi segnali e se questa settimana dovessimo avere o tanti sogni o tanti segnali, tante intuizioni, o al tempo stesso magari noi dormiamo anche parecchie ore ma ci svegliamo ancora più stanchi di prima, probabilmente perché anche se non ricordiamo i nostri sogni, nei nostri sogni in questo senso abbiamo lavorato parecchio. Potrebbe essere un bel momento anche per intraprendere un cammino, magari se qui siamo portati appunto in questa direzione. Agalaz rappresenta anche il portale tra il mondo dei vivi e quello dei morti, quindi chiediamoci cosa possiamo fare, portare alla luce verso i nostri antenati. Per chi se ne intende di questo cammino sa benissimo che a specchio le celebrazioni sugli antenati sono all'esatto opposto della ruota dell'anno, verso Suin o Samnos che sia. Eppure qua c'è questo colpo di coda che nel cuore della luce ci ricorda le ombre che abbiamo lasciato alle nostre spalle. Può darsi che, ripeto, se una persona è sul cammino o è particolarmente intuitiva, potrebbe giungere l'ispirazione a fare qualcosa che non c'entra con lei, ma c'entra con qualcosa di incompiuto dai nostri antenati che ci chiedono di realizzare per loro. Nello sciamanesimo è prioritario aiutare a sciogliere i legami, a concludere, a guarire anche verso coloro che ci hanno preceduti, in modo da liberarli e da permettergli di continuare nel loro cammino post vita e verso una nuova vita. Ecco, per persone particolarmente sensibili o sensitive che siano, ci potrebbero essere delle ispirazioni a fare qualcosa che non hanno mai pensato prima, ecco, potrebbero arrivare nella nostra linea, chiamiamola karmica, familiare.
Utilizza questa settimana per portare chiarezza tra i tuoi obiettivi e per riflettere su quante energie disperdi, quanti conflitti interiori o mancanza di sicurezza o di fluidità ti ostacolano tutti i giorni, quanto ci autosabotiamo costantemente. È prioritario prenderne consapevolezza. Settimana prossima avremo questo meraviglioso bel team che sia in fase calante di introspettiva, ma che ci porterà alla manifestazione, alla realizzazione. È importante quindi avere chiarezza in questa settimana su cosa lavorare per riuscire a fluire e a generare al meglio. Come va con il tuo ego? Che rapporto hai con la tua ombra, con la tua volontà, con ciò che desideri e brami, ma anche con ciò che dovresti lasciare fluire ed avvicinare spontaneamente? Cosa vuoi dal mondo? Ma soprattutto, cosa sei chiamato ad offrire al mondo? Beltinna ci porterà sempre più vicini al nostro solstizio d'estate, e da qui, dal solstizio d'estate che avremo a giugno, inizierà il periodo della raccolta, dove raccoglieremo ciò che in questo periodo abbiamo dapprima seminato e poi coltivato. Quindi è prioritario dedicarsi anche solo qualche minuto di meditazione, introspezione, contemplazione su questo tipo di energie e di piccole o grandi volontà nelle quali siamo immersi. Tutti i nostri piccoli o grandi io interiore che chiacchierano insieme. È il momento di prenderne le redini, portarli alla luce, fare chiarezza e gestirli, amministrarli al meglio. Vediamoci come una piccola azienda dove abbiamo gli impiegati, gli operai, chi nel settore commerciale, i vari venditori, il commercialista. Bene, è tempo di tornare ad esserne i direttori e fare in modo di gestire il flusso di informazioni, di lavoro energetico al meglio, perché tutte le parti possano collaborare, imparando anche a tagliare i rami secchi e a dare più potere d'ascolto alle parti più armoniche, più luminose e più rivolte verso sia una nostra realizzazione personale sia il nostro servizio al mondo. Vedremo settimana prossima con Beltinna che ci sarà il portale degli uomini, dove gli esseri umani saranno chiamati a sviluppare al meglio il loro potere per essere custodi di Madre Terra, e quindi in questa direzione dobbiamo capire noi che ruolo abbiamo verso gli altri esseri umani, verso il pianeta. Ti lascio con queste riflessioni. Mi raccomando, se desideri, condividi il video, recupera il video della luna che trovi qua sotto, e io vi abbraccio forte, 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 e al nostro prossimo appuntamento. Ciao Timorso, e alla prossima.